Raga, ma che cazzo? Che cazzo è? Non ho mai visto niente del genere. Ho piazzato delle telecamere fisse in casa, disponendo la bambola maledetta al centro del tavolo, per cercare di scoprire chi mi ha ferito giorni prima. La frase è completamente rosso. Ok ragazzi, non è lo stesso giorno da quando mi ha fatto male, è un altro giorno. Non c'è nessuno a casa. Io adesso ho preparato tutto quanto dentro per continuare la seduta, perché voglio affrontarla anche da solo. Ok. Ho lasciato lì la bambola sul tavolo, ma ci sono delle telecamere fisse. Però adesso voglio chiederle come mai mi ha fatto del male 2 giorni fa. Ed è davvero terrificante, anche perché sto da solo, quindi qualsiasi cosa succeda posso semplicemente chiamare aiuto, ma sicuramente non ci vorrà poco tempo prima che vengano ad aiutarmi. Adesso mi tolgo un attimo, mi sistemo un attimo. Ok, qualsiasi cosa ci sia qui dentro e quell'entità che mi ha fatto del male, voglio che adesso venga qui e mi dica il motivo per cui l'ha fatto. Sono completamente da solo e voglio capire perché mi hai fatto del male. Ho avuto un bruciore forte per 2 giorni. Quindi adesso ti chiedo di venire esattamente qui. Come vedi, ho messo la tua bambola sul tavolo. Perché non provi ad arrivare qui fino a me? Ci riesci? Sei capace? Con 2 ragazzi, cioè io vi dico solo, guardate che roba. Quella è tutta la stanza, tutta la cucina, c'è solo un piccolo faretto che illumina un pezzo, cioè è incredibile raga. Guardate là, c'è l'altra stanza, questo è il suono della lavatrice raga. Ok. Adesso vieni qui. Non ho paura di te. Non ho per niente paura. Se ci sei, perché non ti fai sentire? Fatti sentire, avanti, se proprio... Se hai il coraggio di venire qui e ad avere un confronto con me, perché non ti fai sentire? Che cazzo è che ha camminato? Raga! Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Ok!
Tu sei un impostore perché la bambina che è dentro questa, che a cui apparteneva questa bambola, non sei di certo tu, non sei tu il possessore di questa bambola. Questa bambola non c'entra niente con te. Quindi devi andartene e devi lasciare in pace la bambina con la bambola e non ti permetto di farmi del male. Anche se hai detto di essere Satana, io non credo che tu sia Satana, io credo che tu utilizzi quel nome per spaventarmi. Raga, adesso proverò a fare una cosa. Se questa cosa funziona, vuol dire che è veramente, veramente qualcosa di maligno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Chi cazzo è che cammina? Oh mio Dio, chi è che cammina, raga? Ma che cazzo? Oddio, chi è che cammina? Ti dà fastidio il nome di Gesù? Ti dà fastidio? Tolleri il nome di Gesù? Lo sai che lui è più forte del male? Che cazzo è, raga? Che cazzo, raga? Mio Dio. Va bene, adesso prendo la black box e tu dovrai usare quello strumento per parlare, ok? Parleremo con la black box e mi dirai perché mi hai fatto del male. Ok ragazzi, adesso prenderò la black box perché voglio proprio sentire, anzi voglio entrare in contatto con l'entità che mi ha fatto del male. Ok? Adesso... Oh cazzo! Raga! Raga! Ma che cazzo? Che cazzo è? Si è acceso, si è aperto questo, raga! Oh mio Dio! Raga! Ho lasciato la telecamera verso la cucina e si può chiaramente intravedere l'apertura di un cassetto in basso. Oh cazzo! Raga! Raga! Oh cazzo! Raga! Un fenomeno agghiacciante che descrive la sua potenza. Oh cazzo! Oh, ma che cazzo è? Mi ha toccato qualcosa! Porco... Oh mio Dio! Ma questa mesa, oh mio Dio, ok, oddio, oddio, si è aperto il cassetto lì dietro. È impressionante, non ho mai visto niente del genere. Adesso accenderò la black box e adesso sono completamente solo e ho appena assistito a un fenomeno poltergeist. Accenderò la black box e vedremo se saprà dirci qualcosa. Mi raccomando famiglia, qualsiasi cosa sentite, scrivetelo nei commenti. Dobbiamo capire se ci risponde l'entità che mi ha fatto del male.
Voglio sapere. Voglio sapere se c'è, anzi voglio sapere se l'entità che ha aperto il cassetto dietro di me è la stessa entità che mi ha fatto del male. Famiglia, qualsiasi cosa capite, scrivetelo nei commenti. L'entità che mi ha fatto del male è qui presente? E soprattutto perché è ancora legata alla bambola se noi abbiamo cercato spesso di mandarla via? Credo abbia detto il mio nome, raga. Devi andartene. Questa bambola è della piccola Anna. Non è la tua bambola. Questa bambola appartiene alla ragazzina che viveva in quella casa e tu sicuramente le facevi del male. Perché sei ancora qui? Perché segui la bambola? Non è il tuo oggetto. Ha detto voce, raga. Ti riferisci alla voce che abbiamo ascoltato? Me? Vattene via da questa casa. Non sei il benvenuto. Dici, ha detto. Mi sta prendendo in giro. Vattene via da questa casa. Gesù, ha detto. Ti dà fastidio, Gesù? Chi è che ha detto Gesù? Qualcuno che vuole allontanare questo spirito maligno? Anna. Se nominate Anna, dovete anche difenderla da questa persona e dovete proteggere anche me. Io non ho paura di te. Sono qui. E dove sei? Dietro! Dietro dove? Che vuol dire dietro? Vuoi farmi del male ancora? Ok, adesso vengo in cucina. Posso entrare in cucina? Vai. Che cosa mi succede se vado in cucina? Visto che si manifesta sempre lì questa forza. Sei solo? Se io provo a pregare, che cosa succede e che cosa mi succede? Se io provo a pregare, che cosa mi succede? Se io batto sulla teca, che cosa succede? Che cosa mi succede? Ma che cazzo è? Mi ha toccato qualcosa. Mi ha toccato qualcosa.
un botto. Raga, mi ha toccato la maglietta. Mi ha preso un colpo. Che botto. Stai camminando in casa? Cosa? Ancora Gesù, sembra sia un consiglio da parte delle anime buone che mi consigliano di usare Gesù, di usare una preghiera, forse per dirmi che è maligna questa entità. Riuscite a scacciarla via? Riuscite ad aiutarmi a scacciarla? Ci riuscite? Che era sto verso?